Paolo Recciputti, mister del Bellaria. Mister, una vittoria importantissima per i suoi uomini e anche un gran Bellaria. Sì, una vittoria importantissima per il gruppo, per la società, per il gruppo, per tutti, per gli allenatori, per lo staff, tutti quanti, perché praticamente questa squadra è partita con grande difficoltà. Nei primi mesi di agosto è entrata una nuova società a gestire la situazione e praticamente siamo partiti da zero. Siamo partiti al ritiro con 7 giocatori, può pensare le difficoltà enormi che ci sono state fino a un mese fa. Quindi la vittoria di tutti quelli che ci hanno creduto dall'inizio, della società soprattutto, dei miei collaboratori, perché mi hanno dato una mano decisiva dall'inizio della preparazione. Adesso noi siamo entrati in questa fase di costruzione, stiamo venendo fuori da un brutto momento, perché veniamo già da 2 vittorie consecutive, e niente, cerchiamo con l'umiltà e con i giovani, perché se guardiamo la nostra distinta, forse siamo l'unica squadra in questo campionato ad avere dei giocatori del 2001 in campo, insomma, questo vuol dimostrare che poi se si dà fiducia ai ragazzi, i ragazzi alla fine ti premiano, cioè bisogna solo credere fermamente nel lavoro sui ragazzi, questa è la cosa più importante. Oggi cosa le è piaciuto della sua squadra? Il Bellaria dove ha vinto la partita? Oggi il Bellaria ha dimostrato di poter essere una squadra di categoria, finalmente ha fatto quel passaggio che c'è dal settore giovanile alla partita dei 3 punti, cioè noi abbiamo tutti i ragazzi della juniores, quindi per loro era complicato capire quant'era poi l'importanza del risultato. Magari hanno sempre giocato delle buone partite, però si facevano degli errori di attenzione, come quello che può fare il giovane agli inizi della propria carriera. Quindi il Bellaria ha dimostrato di essere maturo, di cominciare a capire che poi fondamentalmente, oltre all'aspetto estetico, bisogna essere anche alla fine decisivi nelle situazioni. Quindi la maturazione dei ragazzi, quello che ha vinto la partita oggi è la maturazione dei ragazzi giovani. Siamo qui con Lorenzo Caporali, vice capitano del Bellaria. Lorenzo, grande partita. Ah sì, dai, ce la stiamo mettendo tutta e abbiamo tanta voglia di fare e di dimostrare, anche se siamo una squadra molto giovane, però le qualità ce le abbiamo e ce la metteremo tutta per fare bene in questo campionato. Oggi è davvero stato un grandissimo Bellaria, dove avete vinto la partita? Abbiamo vinto la partita sulla mentalità, anche se sul primo tempo non eravamo entrati in campo con la mentalità giusta, entrati nello spogliatoio ci siamo dati una svegliata e siamo riusciti a fare bene, a dimostrare quello che abbiamo nelle gambe e nella mente. Luca Campanelli, difensore dell'Athletic. Luca, un momento no? Sì, assolutamente un momento no, e soprattutto oltre che dal piano di vista fisico, proprio dal punto di vista mentale. E dobbiamo riuscire a far quadrato a tutti i costi, dobbiamo risollevarci da questa bruttissima situazione. Veniamo da 3 sconfitte impietose, non perché non hanno meritato gli avversari, anzi meritato il risultato da parte degli avversari, non hanno assolutamente rubato nulla, e noi che forse, non lo so, non crediamo nelle nostre qualità, non abbiamo quella forza, quella lucidità mentale per credere in quello che siamo, perché io mi vedo durante la settimana, vedo me e tutta la squadra, ed è una squadra che è divertente, competitiva. La domenica, non so se a causa delle pressioni, non so neanche io cosa dire, caschiamo in 4-4-8 e poi ultimamente ci basta un episodio, prendere gol, che mentalmente abbandoniamo la partita, letteralmente abbandoniamo. Quindi da fare quadrato assolutamente, farci una bella rinfrescata di idee e metterci sotto a lavorare, ma soprattutto non tanto dal punto di vista degli allenamenti, dell'intensità e della qualità, ma mentalmente, credere nelle nostre potenzialità.